I'm a Louisiana. Benvenuti al Napoli Pride 2019. Circa 100.000 persone, un'affluenza senza precedenti, quella del Pride napoletano che questo pomeriggio ha sfilato per le strade del centro da Piazza Dante fino a Lungomare. Legittimi diritti è il tema scelto per questa edizione, dedicata alle persone più fragili e in condizioni di marginalità sociale. Presenti al corteo anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle pari opportunità, Vincenzo Spadafora, ed il sindaco Luigi De Magistris. Napoli in prima linea nella lotta per i diritti, per le libertà civili, contro ogni forma di discriminazione, omofobia, transfobia. Siamo fortemente schierati, tantissima gente, una città che vede nelle differenze la sua ricchezza e quindi nell'attuazione piena dell'articolo 3 della Costituzione. Ci vuole una grande rivoluzione dei diritti e culturale. Questo governo incita all'odio, alla caccia al diverso e quindi tutto questo clima discriminatorio, di rancore e di odio non aiuta per nulla. Sono aumentate le violenze contro le persone fragili, le violenze fasciste e le violenze anche per chi lotta per le libertà civili e contro ogni forma di discriminazione. Quindi è evidente che c'è una responsabilità politica e morale anche di chi all'interno di questo governo alimenta politiche di questo tipo. Ecco, questa piazza è completamente antitetica rispetto anche al concetto di comunione che ha questo governo. Io penso che il legame forte che unisce le persone è l'amore. L'amore è il legame talmente forte che riesce anche a spezzare qualsiasi vincolo oppressivo ed oscurantista, e questa città lo sta dimostrando, dalle unioni civili alla cittadinanza che demmo a Ruben, battaglie anche in controcorrente, anche prendendoci denunce da chi rappresenta con lo strumento violento della legalità formale l'ordine costituito. Sono battaglie di giustizia per i diritti costituzionali, per l'umanità, per l'amore e per una comunità fondata sulla coesione e non sul rancore e sulla discriminazione. Legittimi diritti, perché purtroppo il governo rende le persone deboli. In questo momento, in quest'era particolare, abbiamo bisogno di raccomandarci con i Pride per dire che la libertà non è solamente un diritto individuale, ma è il diritto dei migranti che arrivano qui e purtroppo si perdono nei mare morti. Dobbiamo dire che sono stati 2.000 gli accolti e 650 sono morti in mare. Dobbiamo dire che la questione nelle carceri è terribile, le persone vivono purtroppo la pena in maniera proprio senza alcuna dignità. Allora questo che cosa vuol dire? Vuol dire creare antistato, vuol dire non dare assolutamente a nessuno la possibilità di poter riprogettare la propria esistenza e credere nella nostra Costituzione. Siamo qui per rivendicare che la libertà è un diritto dopo 50 anni di Stonewall, diciamolo, che va ancora sostenuta con grande forza, con grande determinazione.